Buonasera ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, prima di incominciare il video ragazzi volevo chiedervi un piccolo favore. Ovviamente chi lo vuole fare lo faccia, altrimenti non si preoccupi, guardate tranquillamente il video e fregarsene di quello che sto chiedendo a voi. Allora, se qualcuno di voi, magari, e ovviamente se gli fa piacere, ha voglia di farmi una intro ragazzi, ovviamente la guarderò. E magari la utilizzerò nei miei prossimi video. E come farla ragazzi? Allora, sicuramente voi conoscete più programmi di me. Io conosco principalmente Cinema 4D. Forse mi fermo solo a quello e non mi ricordo altre cose per poter fare una intro bellina e simpatica. E comunque sia, sicuramente qualcuno di voi ragazzi, tra voi 600 e passa iscritti, saprà fare le intro o comunque sia questo genere di cose che io ovviamente non so fare. E ragazzi, se avete voglia, fatemene se vi fa piacere. Se ovviamente volete essere, ovviamente sarete sponsorizzati da me per la mia sponsorizzazione grandissima. Comunque sia, vi metterò il vostro link in descrizione a ogni video successivo dopo che avrò scelto la intro che mi sarà piaciuta di più. E niente ragazzi, se vi fa piacere, fate una intro che magari sia che raffiguri più di tutti me. E niente ragazzi, ve lo volevo chiedere se vi avrebbe fatto piacere di farmi questo piccolo favore, perché mi sono un pochettino stancato della mia vecchia intro, quindi volevo cambiare un pochettino e magari farla fare a uno di voi, un mio fan, un mio iscritto. Sarebbe stato più bello perché vi avrei potuto, magari avrei potuto far vedere un vostro lavoro, che sicuramente siete veramente bravi. Molti di voi sono veramente bravi a fare certi lavori, però non hanno, diciamo, non riescono a farsi un pubblico. Perché anche io, vabbè ragazzi, non posso dire di essere un grande youtuber, ho 600 e passa iscritti e ci sono veramente youtubers grandissimi, veramente bravi, che hanno più di 200.000 iscritti. E comunque sia ragazzi, se vi fa piacere fatelo pure, io sarò contento di poter vedere e visionare qualsiasi vostro video. Se lasciatemi il vostro link in descrizione del vostro video, altrimenti prendete, mandatemi un messaggio privato, ovviamente linkandomi il vostro video sul vostro canale. Se volete chiuderlo, chiudetelo, se volete lasciarlo aperto per farlo vedere magari ai vostri iscritti, lasciatelo aperto. Io ovviamente visionerò tutti i commenti che vedrò in questo video e ovviamente anche le mail private, tramite messaggi privati che mi manderete. E niente ragazzi, incominciamo subito con il video. Andiamo su multiplayer, andiamo su quick match, andiamo su conquista e partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo nella partita. Allora partiamo subito da questo tipo. Ok, siamo nati con lui ovviamente. Mi scordo sempre di cambiare arma. Guardate come cazzo ci mette 30 anni a caricare. Porca puttana, entra subito. Fanculo, andiamo su. Ah ragazzi, mamma. Boom. Cos'è questa? No, la gente ha caggiato l'elicottero. Ah no, ora me l'ha già caricato ragazzi. Allora, io non so da dove stavo tirando fuori l'elicottero, perché non sono ancora riuscito ad andare a prendere nessuno. Guarda che rotto il cazzo, testa di minchia. Andiamo a prendere ragazzi, così ci facciamo un pochettino di punti e cominciamo già a salire. Poi andiamo verso B raga. Dai. Ok, preso A. Adesso dobbiamo andare verso B ragazzi. La strategia più semplice è conquistare, cioè la strategia più difficile ragazzi è conquistare B, perché B è la fazione centrale, cioè quella che deve essere conquistata da entrambe le squadre per poter vincere la partita. Quindi ragazzi, andiamo qui. Solitamente una partita di questo genere, cioè la partita sulla beta dura, di conquista, dura più o meno sui 17 minuti massimo, 18 minuti, 17-18 minuti. Ragazzi, boh, questo gioco sinceramente sembra bellino, però ovviamente io sono smirato come una capra, porca puttana. Mi hanno già seccato ragazzi, vi dico solo questo. Allora io, sì, perfetto, bravissimo. No, no, supporto ragazzi, mettetevi sempre supporto. Vi faccio vedere il perché di mettervi il supporto. Allora, questa è la posizione tattica per poter spaccare il culo agli avversari. Perché ragazzi, vi coricate qui, vi mettete questo bipiede che ovviamente si inserisce col buco del culo, anzi si inserisce quando cazzo vuole, vedete? Si toglie da solo.
Dai, me lo metti questo cazzo di bipiede. Oh, alleluia, porca puttana. 30 anni per mettere un bipiede. E quindi, ragazzi, cosa fate? Vi mettete qui, aspettate, ovviamente. Controllate gli ascensori, perché dovete controllare gli ascensori. Io vi consiglio di stare qui insieme a un vostro compagno, in modo che uno controlli gli ascensori e l'altro magari controlli che ci siano gli elicotteri e gli avversari qui sotto. Perché dovete conquistare la bandiera. Allora, ovviamente, ci sono anche... Ecco, vedete, hanno appena chiamato gli ascensori. Quindi dobbiamo stare attenti. No, vaffanculo. Cioè, lo tocco poco poco, ragazzi, sì. Grazie, zio. Certo che accetto il rivivere. Devo resuscitare, ragazzi. Ah, beh, esce qualcuno, vai, esce qualcuno. Esci che ti ammazzo. Esci che ti ammazzo, brutto stronzo. Boh, ma che cazzo. No, no, ancora? L'hanno ucciso, quindi c'è qualcuno qui. Ok, zio, sei rinato. Oh, no! È vero che crolla... Bello, sta fluttuando, ragazzi. È vero che crolla anche il palazzo, me l'ero scordato. Ovviamente, adesso, B, non so di chi sia. Se magari esci, grazie. Andiamo a riprenderci B, ragazzi. Ovviamente è laga che è una bellezza quando sta esplodendo sta merda. Bello, sta laggando che è una bellezza, ragazzi. No, ragazzi, non l'ho beccato neanche una volta. È una puttanata sto gioco. Minca! Cioè, ragazzi, Dio! Ho davanti Dio, ragazzi, oddio. Mi vuole convertire, non lo so. Mi vuole convertire, porca puttana. Muori, testa di cazzo. Porca puttana, ma stiamo scherzando. C'è una vita per poterla, cioè per poterlo buttare giù, cazzo. Veramente è resistente. Cioè, mi fa veramente incazzare queste cose. Veramente, Battlefield deve migliorare su certi punti. E questi sono i punti su cui deve migliorare. Non può morire un avversario dopo 80 anni, ragazzi. Io ci perdo una vita. E dai. Non c'è nessuno? Perfetto. C'era qualcuno qui sopra in queste centraline. Stranamente non c'è nessuno. Quindi proviamo a prendere B, ragazzi. Questa cosa. Una bomba nucleare ora. C'è anche il nucleare in questo gioco. E me lo conquisti B, C o devo... Non lo so, ragazzi. Non mi conquista C. Vabbè. Oh, me lo cattura. Finalmente. Bello. Allora, c'è qualcosa. Sento un carro armato, ragazzi. Non so se è mio. Va bene. Ok. Cazzo, metti questo fottuto bipiede. Non mi mette il bipiede, ragazzi. Guardate. Lo vedete anche voi. Vabbè, oh, ragazzi, non so che dire. Cioè, cazzo, migliorale queste cose. Porca puttana. I punti deboli di questo gioco sono restati alla fine. Perché sono restati. Cioè, fai un gioco, fai uscire un seguito per cosa? Cioè, ragazzi, io faccio... Io forse avessi la mentalità loro e lavorassi per loro, io farei uscire un gioco migliore, non un gioco peggiore, ragazzi, sotto ogni punto di vista. Perché questi sono giochi peggiori sotto ogni punto di vista. Cioè, è impensabile, è improponibile. Non possono fare gli stessi errori ancora dopo Battlefield 3. Battlefield 3 è stato un capolavoro, perché è stato rivoluzionario, però allo stesso tempo ha avuto anche quello le sue pecche. E ovviamente in Battlefield 4, che doveva essere un netto miglioramento su di Battlefield 3, al contrario, è stata una cagata. È stata veramente una merdata, ragazzi. Perché alla fine non hanno migliorato niente. Io spero soltanto che questo gioco sia il trampolino per la next gen. Vaffanculo, testa di minchia, vi ho uccisi entrambi. E ovviamente io ho 4 di energia, grande. Prendiamoci un po' di munizioni. 1, 2, ok, carichiamo. Perfetto, ragazzi, abbiamo preso tutte le munizioni che ci servivano. Adesso siamo di nuovo freschi per poter combattere in questa... c'è un carro armato avversario, vedo. E ovviamente, dov'è che... Ragazzi, quanto sto facendo? 8-2, dai, va bene alla fine, giusto? Va benissimo.
miei compagni ovviamente perdono tutte le basi. C'è l'elicottero lì, adesso io vado a sinistra per prendere l'elicottero. Allora, dovrebbe essere qui a sinistra, ragazzi, però io non lo vedo. Che cazzo mi indichi B da attaccare se alla fine B ce l'abbiamo già? Testa di cazzo. Ma sei rincoglionito, sei proprio un deficiente allora. Vai a prendere A, vai a prendere C, non vai a prendere B. Vabbè. Vedo solo la macchina, non c'è l'elicottero perché l'hanno già fottuto. Me lo fottono sempre, ragazzi. Non l'ho provato ancora una volta. Una volta, ragazzi. A, non riesco a conquistare, devo aspettare la grazia divina. Compagni veramente che... Boh. Si grattano il culo, non so dove cazzo vadano, non so che cosa stiano facendo. Vabbè, ragazzi, noi andiamo su A. Ora, siamo fatti un po' di punti. C'è un tipo dietro di me. Cazzo, gratta! Dai! Grande! Bravi compagni. Mi hai fatto cagare, cazzo. E siamo con BR, ragazzi, quindi possiamo già. Anche se suoni, zio, devi portarmi. Allora, B è caduta. La cosa più brutta, ragazzi, è quando cade il palazzo di B. Perché, vedete, si diventa. Cioè, c'è la carcassa del palazzo. Però è indifendibile. Non è possibile difendere B perché veramente è troppo scoperto, ragazzi. Come vi ho già detto, il punto forte di questo gioco, secondo me, sono le mappe che sono veramente grandi. Però, se, allo stesso tempo, devo dire che sicuramente saranno sfruttate meglio su PC e su piattaforme next gen come Xbox One e PS4. Perché, ragazzi, vi dico questo perché nella next gen ci saranno ben 64 giocatori in ogni partita. Quindi, io spero che i server siano migliorati. Prima, e poi mi bacio il buco del culo che io mi nascondo sott'acqua. Esugala, stronzo, esugala. Oh, ma come cazzo fai? Ma come cazzo fai? Cioè, veramente, ragazzi, aio, dai. Ma come si fa? Stiamo perdendo anche B, ragazzi. Stiamo perdendo anche B. E questi qua stanno ancora vicino ad A, dai. Ma fuori, ma andatevene via. Andate verso A, andate verso B, andate verso C. Non rimanete in A. Porca puttana. Dobbiamo vincerla questa guerra, non giocherellare. Quando sarà il deathmatch, giocheremo solo a deathmatch, ma non adesso. Adesso provo anche lo sniper, ragazzi, perché vi devo far vedere anche lo sniper. Mi metto sopra un palazzo e ammazzo dalla distanza. È impensabile giocare in questo modo, ragazzi, dove tutti fanno quello che cazzo vogliono. Ma porca puttana, quanto tempo ti devo... Non ho parole, ragazzi, non ho veramente parole, però metto il recon, che sarebbe il cecchino. Ci camperiamo in un tetto, ragazzi. A questo punto io non so più che, non so che altro fare perché veramente mi sto annoiando a morire così per delle puttanate, per dei compagni che non difendono. Questa cosa è veramente inaccettabile. Cioè, posso capire una volta, due, ma non 3, 4, 5, 6. Cioè, mi stanno bombardando, ragazzi, veramente. Stavo incominciando benissimo, 8-2 e ho rovinato tutto perché vado su B o vado su C da conquistare i punti mentre i nostri compagni rimangono su A a grattarsi le palle per bene, ragazzi. Io non so che dire, guardate, adesso stanno prendendo C A e ovviamente ci sono il camion, il carro armato, che cosa stanno facendo? Non lo so, stanno giocando a domino dentro i loro obiettivi, cioè dentro i mezzi, non lo so, ragazzi. Allora, qui non c'è un cazzo, quindi... C'è un cecchino qui, ragazzi. C'è un mio compagno che spero sia utile. Ovviamente sento a chiusura di cosa che non sono compagni. Ma vaffanculo, ragazzi, ma vaffanculo! Ce l'ho sparato e non è morto! Ma porca puttana! Ma porca puttana! Cioè, anche queste puttanate, ragazzi. Cioè, io l'ho sparato. L'ho sparato 30 anni prima che mi sparasse lui. E lui cosa è successo? Mi ha ucciso tranquillamente. Mi ha ucciso tranquillamente. Ma dai, ma stiamo scherzando. Cioè,
ho messo impegno per sopravvivere, lui mi spara due colpi e muoio. No, ragazzi, ma non scherziamo, dai, per piacere. È veramente, non si può, non se ne può più di queste puttanate. Che cazzo è sta cosa che sta volando? Bello, un'altra volta che chiamano. Voglio vedere se mi ammazzi questa volta. Cioè, volevo vedere se mi ammazzava. Sto testa di minchia. Cos'è questo? Ah, oh. Un pezzo di carta, ragazzi. Un brandello di carne. Ah, B è nostra. Nessuno è venuto. Perfetto. Io non posso andare a conquistare C perché devo proteggere Abby. Abby. Allora, andiamo qui, ragazzi. Andiamo su A. Vediamo un pochettino cosa possiamo fare. È che forse il cecchino è un pochettino noioso, ragazzi. Vedete cosa dovete fare? Dovete restare qui a controllare la situazione. Vedete che stanno prendendo il potere su A. Però hanno preso. Ok, hanno di nuovo chiuso qui. Set C4. Testa di minchia. E col cazzo che sali. E col cazzo. Mi baci il culo. Non ho capito. Spero ti sia piaciuto questo C4, perché te lo volevo far ingoiare da un po' di tempo. Vedi un po' tu, ragazzi. Vedete un po' voi questi qua. Ancora questi. Ma che cazzo è? Un piccione. No, è un piccione, ragazzi. Una specie di piccione senza ali. Bello. Beh, fatto se. È questo? Non ucciso. Abbiamo preso A, abbiamo preso B, abbiamo preso C. Ragazzi, ormai la vittoria è nelle nostre mani. Cos'è? Ancora altri piccioni volanti senza ali. Tranquillo. Allora, vediamo se c'è qualcosa su B. Niente su B. Non vedo movimenti, ragazzi. Voi vedete movimenti, io non ne vedo. Devo solo controllare questo ascensore che è pericolosissimo. Potrebbe esserci qualche. E mi sto anche annoiando. Veramente, ragazzi, essere cecchini in questo gioco è veramente una cosa brutta. Dovete stare camperati come dei maiali. Una cagata. Io non so come giocare. C'è un elicottero, c'è un elicottero, c'è un elicottero, c'è un elicottero. Buchiamolo. Ah, è vero. Devo togliere la mira. Ragazzi, devo togliere la mira per farlo caricare. Quell'elicottero si è volatilizzato nell'aria. Va. Ancora sti piccioni. Allora, quindi stanno combattendo su B? State combattendo su B? Non mi dite niente. Dai, ma porca puttana. Carica. Ma io non ho capito se è un mio compagno o un avversario, ragazzi, perché io. Dai, ma ogni volta devi caricare, porca puttana. È un compagno, non lo so, ragazzi, non me lo indica neanche, non me lo indica. Vai, ragazzi, tu. Oh, cazzo, 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 scappa, 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 woohoo. C'ho testa di minchia, buff. Opla. Mi stava per ammazzare quell'elicottero, ragazzi. Vi dico solo che era a fianco a me, mi sono gelato. Andiamo a ammazzarlo, andiamo a ammazzarlo. Mi sa che l'hanno già ucciso, ragazzi. No, ragazzi, non vedo niente, non vedo nessuno. 13-6, però sto giocando. Alla fine sto facendo. Ho fatto abbastanza kill. Compagno. Dai, andiamo, andiamo, andiamo. Ragazzi, andiamo di nuovo su C. Proviamo a riconquistarlo, Vi do supporto a distanza per quello che posso fare. Ma perché?
Carica. Ma dai, porca puttana! Andiamo con la pistolina, ragazzi, con questa specie di... Sembra una Desert Eagle, sembra. Però non lo è sicuramente, ragazzi. Non lo è sicuramente una Desert Eagle. Allora, elicottero nostro, quindi possiamo muoverci. Dai, sali, 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 dai. Corri, 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 corri. Ragazzi, passiamo da sopra, prendiamo l'ascensore, così possiamo bucarli da sopra. Dai, picca. Vai, grande. Sono loro leader, sono. Allora, ho preso... Dai, zio, vieni qui, vieni qui, vieni qui. Grande. Cosa stai facendo? No! Ma volevo guidare qualcosa! Ma volevo guidare il mio... Vabbè. Bello. Bello, 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 bello. Ok. Lo so che sono molti nemici qui sotto, quindi devo spaccatargli il culo. Non vedo nessuno. Ok, la bandiera è nostra almeno. Allora, sento... Ma perché me lo indichi come avversario? Dai! C'è qualcuno qui sotto, c'è qualcuno qui sotto, ragazzi. È mia la bandiera, ragazzi. È mia, non vostra. Mi hanno ossidato, ragazzi. Va bene. Torniamo con supporto questa volta, perché ormai abbiamo vinto la partita. Come potete vedere, ragazzi, più obiettivi conquistate, più scende i ticket dell'avversario. Se non sbaglio si chiama ticket. Allora, questo? Un compagno, ok. Allora, dai, dobbiamo farcela, dobbiamo farcela. Non c'è più nessuno, riprendiamoci B. Ok, abbiamo preso B, adesso riprendiamoci C. Dai, 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 in velocità, grande. Ah, ragazzi, qui vi fate punti, vedete, fate molti punti così. Carro armati. Perché stai ancora suonando la sirena? Ragazzi, non c'è un nuclear. Ma che cazzo stai facendo, zio? Mamma. Ma che cazzo? Puttana, nasconditi, zio, nasconditi. Le ho finite, cazzo, le ho finite. È il nostro C. Oh, che cazzo è sto rumore? Ah, non sono dietro di me, dai. No, ma porca puttana! Sono caduto, Cristo. No, ragazzi, l'avete visto, porca puttana! Porca puttana! L'ho sparato 30 volte! Ma vaffanculo, è questo che... Abbiamo vinto almeno, abbiamo vinto, lo stavo per ammazzare, eh. Lo stavo per ammazzare, cazzo. Porca puttana. Veramente, oh. Vabbè, ragazzi, io sono... Cioè, veramente, ragazzi, più andiamo avanti, più i giochi peggiorano, non lo so. Questo gioco è veramente, ha delle basi, veramente, ha un potenziale veramente enorme. Potrebbe migliorare tantissimo, invece... Caga fuori per ogni minchiata. Per queste minchiate veramente caga sempre fuori, ragazzi. Non so che dire. Posso solo dire che cercherò. Cioè, io, ragazzi, devo purtroppo rischiare. Prenderò al lancio Battlefield 4 e lo vorrò vedere con le mie mani, con i miei occhi, il nuovo Battlefield. Lo prenderò sia per 360 che
per la One. E spero che sia un bel gioco. Comunque sia, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Come al solito, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se avete apprezzato il mio video e ricordatevi quello che vi ho detto sulla intro, se vi fa piacere farla per me. E niente, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Ciao, raga!